serie di manifestazioni che stamattina sono in atto in diverse province della Lombardia e anche d'Italia, a onor del vero, perché c'è Catania, Napoli e quant'altro. Le proteste sono ovviamente relative alla manovra finanziaria, se giusto per scanso di equivoci. Noi non stiamo protestando per i tagli che sono conseguenti anche a una manovra che tocca tutti i settori. E quanto qualcuno può dire, noi abbiamo un contratto scaduto da 2 anni e per i prossimi 4 non ne potremo parlare, non è questo. È che stanno mettendo mano a una serie di norme che di fatto penalizzeranno l'intero settore, non solo della Polizia di Stato, ma di ben 480.000 persone che appartengono alle forze di polizia, alle forze armate, forze di polizia e forze armate che perderanno completamente la loro anche verve produttiva, perché si pretende di farli lavorare a gratis di fatto. Cioè nell'intera anno 2010 qualunque reddito si farà dovrà essere la base per i prossimi redditi dei prossimi 3 anni. Comprendete che va in controtendenza a quello che si dice di voler mettere fuori i poliziotti degli uffici. Uno piuttosto ci rimane, uno piuttosto si gira dall'altra parte, uno qualsiasi non va a rischiare la pelle per non vedersi almeno gratificato. Ma quel che è peggio è che viene toccato l'impianto di sicurezza dei cittadini, quindi noi non stiamo protestando per noi solo, noi stiamo protestando per 60 milioni di cittadini che oggi con questa manovra finanziaria, con alcune norme ovviamente della manovra finanziaria, vedranno in maniera indelebile toccare l'insicurezza che noi patiremo per 3 anni. Quando noi ci tolgono i mezzi, non ci tolgono personalmente, ci tolgono l'intera popolazione. Ecco, noi protestiamo per questo, con difficoltà, con anche l'amarezza in corpo. Infatti le sagome che noi abbiamo ideato sono molto amare, al di là del coltello che ovviamente è molto forte come immagine, è la scritta, ci hanno pugnalato alle spalle, perché noi da 2 anni che aspettavamo il mantenimento della parola data durante la campagna elettorale e quindi di dare più sicurezza, di avere più mezzi, di avere più risorse e soprattutto avere più anche capacità di intervento per dare appunto più sicurezza al cittadino, ce le hanno tolte completamente tutte e vanno a rischiare addirittura il fondo di poterci penalizzare sotto profilo economico ma anche e soprattutto normativo. Questo assolutamente non ci sta bene. Noi continueremo a lottare, a manifestare il nostro disagio, la nostra rabbia crescente, tra l'altro annuncio che faremo anche una marcia su Roma con tanto di sagome e altre situazioni che stiamo preparando. Non è una questione politica per noi, cioè non è una questione di partito, non ci interessa chi è il governo, siamo indipendenti. Per noi è un problema di salvaguardia dei cittadini. Oggi come oggi l'invito che ci viene rivolto con queste norme è quello di non lavorare, cioè di non operare, anzi di girarsi dall'altra parte. Credo che qualsiasi persona con un po' di senno, soprattutto di amor proprio e soprattutto di dignità come ce l'abbiamo noi, rifiuterebbe a più sospinto qualsiasi invito di questo tipo.